Fanciulli, eccoci qua. Come state? Match day Toro Sampoli. Io sono già allo stadio e naturalmente anche oggi sono con gli Hodler e vi porterò con me in questa esperienza. Allora, intanto vi volevo ringraziare per la vicinanza, per i messaggi che mi avete mostrato per domenica, per la scomparsa del mio cane, che insomma per me equivale a un lutto totale. Quindi grazie di cuore per i messaggi, mi hanno fatto veramente tanto piacere comunque affrontarla, insomma, con dell'affetto è sempre diverso. Veniamo oggi. Toro Samp, obbligatorio assolutamente riscattarsi dopo una partita orribile col Bologna, che fallo o non fallo, quella partita è stata veramente penosa. Sensazioni? Voi sapete già che io sono pessimista e anzi vi dirò di più. Gol dell'ex. Intanto ne abbiamo due, Quaglia e Rincon. Quaglia non parte titolare, quindi giocherà Rincon. Io mi aspetto già il gol della vita di Rincon contro di noi. Non so se sono psicologicamente pronta a questo, però ahimè, mi tocca comunque esserlo, lo metto in preventivo. Speriamo bene, però non ci sono Lukic e Pellegri, non ce l'hanno fatta. Lukic ha avuto un problema fisico ieri e invece Pellegri, insomma, si è fatto male veramente in modo inspiegabile contro il Bologna. Sanabria, Cema parte dalla panchina e quindi speriamo bene, come sempre anche oggi vi porterò con me e con gli uomini. Fanciulli, che vi dicevo che sono con New Order, sono nel big box e naturalmente ve lo faccio vedere. Qua ci consoliamo post sconfitta naturalmente e qua la bellissima oggi sono in compagnia di tutti Granata e poi ve li presenterò anche. Fanciulli, vi ricordo anche che se andate a registrarvi sul link di Water che trovate in descrizione, quindi mi raccomando andate, potete vincere premi fino a 1 milione di euro. Quindi, ahimè raga, una botta di culo ogni tanto ci sta anche, quindi perché non tentare, tra l'altro botta di culo che speriamo di avere noi oggi. Quindi mi raccomando, andate a registrarvi su Yodler, è semplicissimo, basta un click, basta registrarsi, verificare il proprio account e tentate la sorte, oh, mal che vada vi va bene. Marle grande, fa tremare grande, fa tremare le gambe. Fanciulli, allora, formazione praticamente obbligata perché abbiamo contati come sempre e davanti siamo di nuovo senza punti con Vlasic, Barzunov e Sanabria in panchina. Naturalmente vuol dire che sarà inserito o nell'eventualità che dovessimo ribaltare la partita, speriamo di no, oppure per fargli fare vantaggio. Per il resto Vlasic, io mi fido totalmente. Radonjić, mannaggia Tekira, io mi fido totalmente di Vlasic. L'ultima volta non è andata bene la partita, ma non sua, di tutta la squadra che abbiamo fatto cagare, Toro Sassuolo, sappiamo tutti come è finita, speriamo che l'epilogo questa volta sia diverso. Io ve lo dico, 17 minuti sono già abbastanza incazzata perché tiri in porta zero praticamente, ho paura che anche stasera Udero sarà uno spettatore non pagato. Raga, a Bologna avevamo un problema, il problema degli attaccanti, cioè è stata una partita orribile, a Bologna si è riproposto l'ennesimo vero problema e ad oggi è la stessa cosa, mamma mia, meno male che, cioè da un lato mancano due partite con questa, poi che Dio ce la mandi buona nel calcio mercato di gennaio, cioè una punta serve come l'aria. Voglio vedere chi segna stasera, per ora partita brutta, tutto già nera, ve lo dico, 17 minuti sono già nera, però speriamo che in qualche modo segniamo, non lo so, che Savic faccia come il portiere Lewandowski del Messina, che la punta dentro, in qualche modo deve entrare sta benedetta palla. Ragazzi, ho capito chi ci potrebbe salvare la partita, Spurs, mo me la sono mandata, cioè ha avuto
pazzesco, pazzesco. Lui è il nostro attaccante, non attaccante, aggiungo praticamente. Adesso si è preso un fallo. Che Dio ce la mandi buona. Impazzisco, impazzisco follemente. Tempo di dirlo, vacca di quella troia. Cioè, praticamente Scurs è preso il fallo e gli hanno anche fatto male e sta uscendo. Io mi sento male, che non sia nulla, che non sia nulla, perché veramente impazzisco. Ma puttana bastarda, ma io non ci credo, non ci credo. Folle, folle. Mio pazzesco. Allora, Scurs camminare cammina, e quindi questo è già qualcosa. Però lo vedo dolorante, forse addirittura con le lacrime mi si spezza il mio cuoricino sensibile. Sto già nera, raga, 22 minuti sono già nera, ma non è possibile. Ma tutte le sfide, ma tutte le sfide. Speriamo veramente non sia nulla di grave, perché è pazzesco. Tra l'altro punizione battuta abbastanza di merda, perché non è servita granché. È entrato, buongiorno. Speriamo bene. Al 23esimo, praticamente primo tiro in porta, Radonjić, Audero, Paratona. Calcio d'angolo, sappiamo tutto. Come se stesse chiedendo scusa
E giustamente i tifosi che gli urlano tirate fuori i coglioni, perché effettivamente si capisce la situazione. Bambino. Quando giocavo ancora col trenino. Allora, fanciulli, intanto vedete che ho cambiato maglia, ma ho quella di Wadler, perché vi ricordo che se andate nel link in descrizione vi iscrivete ed è semplicissimo. Verificate il vostro account ed è ancora più semplice, potrete vincere premi fino a 1 milione di euro. Cioè, raga, una botta di culo tipo quella che abbiamo avuto noi stasera non fa mai male, quindi mi raccomando, andate. Tra l'altro, a proposito di vincite e di vincitori, abbiamo qua due fanciulli che questa sera sono nello skybox con me di Wadler, proprio perché hanno vinto il contest. Quindi, se vi dico di andare a cliccare e provare a vincere, fatelo. Allora, vi presento questi due fanciulli. Nome? Giovanni. Francesco. Sono due fratelli e vengono da Cassino del Lazio. Allora, come mai questa passione granata, ragazzi? Siamo granata da 3 generazioni. Come mai? Allora, dici chi è stato il promotore di questo tipo. Mio nonno era tifoso del Grande Torino e ci ha tramandato, prima mio padre e poi a noi, questa grandissima passione per il toro. E mi si capisci niente del Grande Torino, cioè, porca miseria. E poi ci come mai, chilometri, nonostante quindi, comunque siate giovanissimi, non vi siate fatti influenzare magari dal tifo, intanto magari romano, perché nel Lazio e a Roma è molto sentito. Certo, sì. Come mai avete mantenuto questa passione granata? Cosa vi ha portato a portare avanti questa fede? È perché vincere facile è troppo facile, quindi diciamo quindi soffriamo, soffrire, quindi sì, soffriamo. Di fare d'oro, quindi imparare a soffrire e perdere tanto e capire cosa significa vincere è una cosa da pochi. E questa è una cosa che secondo me rende un cuore magico in ogni persona che è tifosa del toro. Beh, chapeau per questa cosa, perché ripeto, è molto rara. Veniamo alla partita di stasera. Intanto voi vi siete fatti 800 km ad andare, 800 a tornare, quindi chapeau per questo, perché veramente vi fa onore, questo è amore. Poi tra l'altro ci vediamo a Roma domenica, perché ovviamente sarò presente a Roma-Torino. E anche noi. Assolutamente, certo. Sì, nel settore ospiti, quindi chiunque di voi ci fosse a Roma Toro ci becchiamo. Fanciulli, commento di questo Toro Samp vinto 2-0, cazzarola. Allora, è stato un bel toro, arrembante, io direi a tratti anche spumeggiante, perché comunque è un bel gioco, abbiamo creato tanto e avremmo meritato anche più del 2-0. Tra l'altro lui, quando era venuto contro la Samp, avevamo vinto 5-1 all'ultimo. L'ultimo mio toro Samp è stato un 5-1, c'era in panchina Ventura. Però 2-0 va bene comunque. 2-0 va bene. Va bene lo stesso! Speriamo che, diciamo, la differenza per il 5, quindi quel 3-1 di differenza non pesi a fine campionato. No, magari possiamo porlo su Roma-Torino. Cosa ti aspetti da questo toro per questo campionato? Allora, da questo toro potenzialmente io mi aspetto che possa arrivare almeno tra le prime 8. E il fratello più piccolo? Io spero in un Europa League, però è una speranza. Vediamo. Sì, cioè, potremmo giocare con qualcosina, esatto, a gennaio. Esatto, sì. Allora io non direi neanche con qualcosina, però magari con un po' di fortuna, perché qualche punto indietro l'abbiamo lasciato. Totalmente vuoto. Sì, tanti ne abbiamo lasciati. Con un po' di sale nella zucca, Sassuolo, un po' di calma, Empoli, due a caso, possiamo uno me lo ricordare. Possiamo anche pensare magari di puntare a qualcosa in più. E direi soprattutto con qualche acquisto a gennaio. Esatto. Io ringrazio i due fanciulli di Roma, di Cassino anzi, e poi fanciulli, con loro ci rivediamo a Roma e con chiunque di voi verrà per Roma Toro. Bacio, Toro. Sempre. Ed eccoci qui, amici di Mondo Toro, ve l'ho promessa, sono per voi Emily! Ciao fanciulli! Allora, un commento molto a caldo sulla partita, come l'hai vissuta? Allora, io la vivo sempre con ansia, partiamo da questo presupposto, però direi che obiettivamente partita totalmente vinta e dominata, seppur non ho visto un toro magari brillante per dirti come quello contro il Milan. Partita assolutamente vinta, meritatamente, la Samp obiettivamente poca roba, praticamente non ha mai impensierito Bagna. Noi anche nel primo tempo, secondo me nei primi 20-30 minuti non siamo stati granché, però effettivamente secondo me la qualità di Radonjić
vince Vlasic, oggi hanno fatto la differenza. Pezzo di cuore rado. Mannaggia lui, allora lui classi sui giocatori che odi e ami. Io lo amo e basta. Non mi interessa niente, anche quando sbaglio, quando fa, ma io lo amo e basta. Vero, allora secondo me lui ha delle qualità pazzesche. Il problema è la testa. Quando la metterà a posto diventerà un giocatore pazzesco. Quindi Ivan, sai cosa devi fare? Lavora su questa, su Rado. Assolutamente sì, e secondo me lo sta facendo perché il nostro mister è il nostro mister. E quindi niente, quindi secondo me loro due insieme a Rodriguez oggi i migliori della partita. Vittoria importante e non scontata. Uno, perché noi solitamente facciamo resuscitare i morti. Due, perché Rincon era lì dietro l'angolo, attenzione. No, beh, io avevo previsto gol in rovesciata della vita di Rincon, quindi figuriamoci. Scherzi a parte, comunque tanto Toro, poca stamp, e non era scontato perché oltre appunto al fatto che facciamo resuscitare i morti, comunque sai, vieni da una sconfitta contro il Bologna, bisogna vedere come reagisci. Una sconfitta arrivata anche da un lato meritatamente perché abbiamo fatto abbastanza pena. Adesso andiamo a Roma, Cazzarola, consapevoli dei nostri mezzi perché ce la giochiamo. Oggi la Roma ha assolutamente pareggiato, quindi oh, vai e te la giochi a viso aperto. La Roma avrà più qualità, magari vincerà, ma intanto tu provi a giocartela. Il gol dell'ex Belotti è quotato, cioè non è neanche quotato perché è scontatissimo. Però se lui segna e noi facciamo altri tre gol, ben bella. Allora Gallo, se sei ancora nei nostri cuori, sai cosa non devi fare nella prossima partita. Speriamo. Poi ma ti auguro 20 reti da qua fino alla fine del campionato, perché ti vogliamo, no, bene. Neanche quello. Io sì, dai, per me. A lei attualmente interessa il Toro, lui ha fatto la sua scelta in modo irrispettoso. Va bene così. Quindi godiamoci stasera la partita, la vittoria, perché è comunque importante e ripetiamo, mai scontato. E poi da domani pensiamo alla Roma, così per chiudere in bellezza questa prima parte del campionato. Che dire, amici di Mondotoro, io ringrazio di cuore Emily che finalmente ha avuto il piacere di conoscerti. Non lo so, vuoi mandare un saluto agli amici di Mondotoro? Assolutamente sì, è una pagina che tra l'altro io seguo, un punto di riferimento, quindi se non la seguite, seguitela e vi mando un grande abbraccio. E ovviamente voi seguite Emily a vostra volta. Vuoi lasciare proprio il tuo contatto completo così almeno ti trovano? Assolutamente sì, allora io sono una bionda nel pallone su YouTube e Emily con la doppia L Y 18-9 su Instagram. Poi un giorno vi spiegherò il perché. E quindi cosa aspettate? Cliccate nel link in descrizione e troverete tutto quanto. Qui dal Doc, da Emily è tutto, e come sempre, Forza Toro! Sempre Forza Toro!